Ma cominciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù Cristo, ti preghiamo, mandi il tuo Santo Spirito, perché quello che è importante stasera per tutti noi è che la tua parola risuoni in mezzo a noi. La tua, non quella di Don Marco e neanche quella dell'autore della Bibbia, ma proprio la tua. E non quella di 2000 anni fa, 3000, 4000 anni fa, ma quella di stasera, la parola di cui ciascuno di noi, presente in questa sala, connesso a internet, Teresa, Pierluigi, Angela, Rosario, tutti di cui ciascuno ha bisogno. Ti preghiamo, Signore, che il tuo Santo Spirito scenda, guarisca il nostro udito interiore perché nessuno di noi sia sordo e neanche sordastro alla tua parola, ma pienamente capace di intenderla. Guarisci, Signore, il nostro cuore perché sia capace di accoglierla. Guarisci, Signore, le nostre forze perché siamo capaci di vivere quello che tu ci rivederai. Vieni, Santo Spirito. Benissimo. Allora, cominciamo. Ok. L'altra volta abbiamo detto della creazione, abbiamo detto del ciclo di 6 giorni più uno, 6 giorni di lavoro più riposo, abbiamo detto la suddivisione del tempo in base alle vari elementi della natura, il giorno con la luce del sole, la settimana e il mese con la luna e i suoi quarti, l'anno con il giro della terra intorno al sole e così via. Poi abbiamo detto della creazione dell'uomo e della donna, abbiamo detto che l'uomo è il maschio e la femmina, la coppia, e abbiamo visto alcune conseguenze di questa realtà magnifica fatta da Dio. Quindi la distinzione di sesso è una creazione di Dio, un'invenzione sua. E la sessualità non è una scelta della persona, ma è un dato di natura. Uno nasce in questo modo, quindi si è se stessi e si è in pace con se stessi quando si vive bene la propria identità da figlio di Dio e la propria identità umana da maschio o da femmina. E se non si è in pace con questo, nascono una serie di pasticci infiniti. Ricordo che i primi pazienti curati dall'inventore del gender sono tutti morti suicidati, per dire quanto è distruttiva la teoria che ognuno si possa scegliere da per se stesso la propria identità sessuale. Continuiamo nel capitolo secondo. Abbiamo detto, ecco, una cosa importante, una volta dice che ogni sera del giorno creativo, quando Dio finiva il lavoro e lo contemplava, il lavoro fatto, Dio prova sempre una gioia, e questa gioia vive nell'eco che, della gioia che prova ogni lavoratore quando porta a termine il suo lavoro, già spiegato del lavoro materiale, quello creativo, figuriamoci l'evangelizzatore che porta a termine l'evangelizzazione, quello che è la missione di soffrire con Cristo quando porta a termine la sua missione, eccetera, eccetera. La gioia del lavoro fatto è qualcosa di profondo, di spontaneo, che sta proprio nell'opera creativa di Dio e si riverbera in noi. E allora adesso vediamo il capitolo secondo. Qui bisogna leggere bene la Bibbia perché è meravigliosa, e noi quando facciamo queste catechesi non andiamo, quando in fondo vi sono diversi livelli di lettura, sia dal punto di vista spirituale sia dal punto di vista umano e pratico, vedere tutto sarebbe davvero meraviglioso. Però ecco, vediamo le cose principali più importanti per noi. Cominciamo dal versetto 4b, l'inizio dell'umanità, della creazione al diluvio, il giardino e la colpa. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto nulla, non aveva fatto piovere sulla terra, e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua scorgava dalla terra e rigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo
e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Il l'albero della vita in mezzo al giardino, l'albero da conoscente del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pison e soscorre attorno a tutta la regione di Avila dove si trova l'oro. E il nome di quella regione è Fino, vi si trova pure la resina odorosa e la pietra donice. Il secondo fiume si chiama Gigon, esso corre attorno a tutta la regione d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri, esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero del conoscente del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta dall'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Benissimo, questo è il brano di questa sera. Allora, a parte tutte le locazioni geografiche che indicano che qui si intendeva un posto ben preciso della terra dove stava il giardino dell'Eden, risale a vedere questa cosa qui, come Dio crea l'uomo, Adamo, dice fa un pupazzo col fango e poi gli soffia dentro l'alito di vita, che significa che ciò che ci rende vivi non è il mangiare o il semplice respiro delle narici, ma è lo spirito. Noi viviamo e il nostro corpo vive perché c'è lo spirito dentro. Lo spirito siamo noi, la parte più profonda della nostra persona. Una delle più belle definizioni date dal Concilio Vaticano II riguardo all'uomo è questa qui, dice: ognuno di noi è spirito incarnato. Dio ha messo un'anima in una cellula, questa cellula si è duplicata, quadruplicata, eccetera, è diventato un essere umano, una persona. La persona è spirito incarnato. Noi viviamo perché dentro questo corpo c'è il nostro spirito che dà vita a tutto. Se lo spirito nostro uscisse dal corpo, il corpo morirebbe all'istante. Questo è importante. Per cui, quante conseguenze mediche esistono da questa cosa? Se uno è felice, la felicità spirituale crea benessere fisico. Se uno è triste, se uno c'ha un guaio, il corpo ne risente. Una delle teorie mediche sull'origine dei tumori è che, per esempio, un grande dispiacere causi questa malattia. Quante malattie si chiamano psicosomatiche?
provengono da fatti interiori. È inutile che uno prenda la pasticca per non sentire dolore allo stomaco, la gastrite, e poi rimane nervoso, in tensione, sempre arrabbiato, se non cambia il modo con cui questa persona vive la realtà e si approccia alla sua storia, quella malattia non guarisce. Quella cura può curare il sintomo, ma non cura la causa. L'uomo è spirito incarnato. Ciascuno di noi siamo spirito incarnato. E questo è importante garantire di Dio. Perché Dio ha pensato come deve essere fatto questo spirito. E ha creato ognuno di noi come persona unica e irripetibile. Nel corso della storia non c'è stato mai, non c'è e non ci sarà un altro Marco Farina. Sono unico e ripetibile. Nel corso della storia non c'è stata mai, non c'è e non ci sarà un'altra Lidia. Nel corso della storia non è stata mai, non c'è e non ci sarà mai un'altra Maria Grazia, un'altra ciascuno di noi. Unici e ripetibili. Neanche sosia più sosia, neanche gemelli più gemelli sono uguali. E se fossero uguali perfettamente dei cloni a livello fisico, non lo sarebbero a livello interiore. Sono persone distinte, fatte ciascuna in un modo diverso. Voi mamme sapete che i figli vanno amati ognuno nel modo come è fatto il figlio. Non si può amare i figli tutti nello stesso modo, perché uno è fatto in un modo, uno è fatto in un altro. Se tu dici a questo o a quell'altro, quello lo interpreti in un modo, quell'altro lo interpreti in un altro. A seconda della persona che vedi di fronte cambia atteggiamento. Quanto tempo ci si mette a capire come è fatto il coniuge? Come relazionarci bene col coniuge? Quanto tempo ci si mette a trovare quelle cose che lo fanno felice e a evitare quelle cose che lo fanno triste? A scoprire il mistero della persona. Qui se ne parliamo a livello interiore, non stiamo parlando a livello fisico. Perché ognuno è creato da Dio in una maniera unica e irripetibile, è fatto in un certo modo, finché non entriamo a conoscere quella persona, a scoprire come è fatto, non la ameremo mai abbastanza, non sapremo capirla, non sapremo farla felice. Ecco, Dio ha creato Adamo, l'uomo, mettendogli il soffio di vita. Qui il modo di parlare ebraico gioca sul doppio senso dell'aria dentro le narici che corrisponde allo spirito. La parola ebraica ruach significa soffio in tutte e due le dimensioni. Il soffio, questo qui che fa sul microfono il rumore, è il soffio spirituale che non fa nessun microfono, nessun rumore sul microfono perché è interiore. È la Ruach Yahweh, il soffio di Dio. Il soffio di Dio dà vita. Che cosa magnifica questa? Dio dà vita soffiando sulla persona, mettendoci lo spirito suo dentro. E quello prende vita. Bene, guardiamo questa cosa qua. Vedete, qui ci sono due racconti della creazione che si distinguono per cose diverse. Questo è il secondo. Abbiamo letto come Dio creò l'uomo e la donna. Dice, cosa è successo? Dio guarda l'uomo e si accorge che l'uomo è solo. E quindi che soffriva. Non è bene che l'uomo sia solo. Tutti quelli che sfuggono gli altri pensando che da soli stanno meglio si ingannano, perché non è bene che l'uomo stia solo. Non è una cosa buona per la persona essere da soli. Qui parliamo proprio a livello fondamentale, a livello di natura, del dato iniziale che è in noi stessi. Che cosa succede?
voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Cioè Dio voleva fare per l'uomo qualcosa che gli permettesse di superare la solitudine. Ecco, le ragazze e i ragazzi adolescenti soffrono perché quella c'ha l'amichetto, il fidanzatino, quell'altra, e loro non ce l'hanno. Soffrono della solitudine. Non vedono l'ora di poter cominciare una storia con qualcuno. Perché non avere una persona a fianco la vedono come una grande menomazione, una grande sofferenza. E sono alla ricerca, qualche ragazza è disposta, pur di avere un ragazzo a fianco, di attirarlo allargando la scollatura, tirando su le gonne che permette, attraverso le forme del corpo, di attirare qualcuno a sé, pur di avere qualcuno che ti calcola, che ti pensa, che ti sta vicino, che ti cerca e ti vuole parlare, qualcuno con il quale superare la propria solitudine. Qui c'è la famiglia, c'è il papà, la mamma, i fratelli, le sorelle. No, sono soli. Se non c'è qualcuno con il quale poter mettere in comunione quello che uno possiede dentro se stesso, non si supera la solitudine. Il papà o la mamma, anche se sono bravi a parlare con il figlio o la figlia, non gli permettono di superare la sua solitudine. Non è mai un rapporto 50-50, il rapporto con una persona dell'altro sesso di quell'età. Occorre qualcuno che permetta alla persona di realizzare la comunione, che quello che c'è nel mio cuore sia nel tuo e quello che c'è nel tuo sia nel mio. Quando questo manca, si soffre. Nei matrimoni che non vanno bene, questa è la causa della sofferenza, che non c'è una comunione piena tra i coniugi, perché magari quello pensa ad altre cose e non pensa a me, non si accorge di questo, non si accorge di quell'altro, è grezzo, non c'è tenerezza, non mi rispetta, non fa quello che dico. Ci sono degli spazi dove i coniugi non sperimentano la comunione, spazi di solitudine, e il rapporto affettivo soffre. Allora Dio, che vede che non era una cosa buona per Adamo stare da solo, vuole fargli una compagnia. Allora adesso vi dico ancora di più. La solitudine è un altro nome dell'inferno. Se uno volesse definire perché si soffre nell'inferno, perché nell'inferno, anche se si è miliardi di persone, si è da soli. Perché tutti si odiano gli uni con gli altri. Nessuno sta in comunione con nessuno. Se si uniscono le anime dannate e gli spiriti, è solo per combattere qualcuno. Una volta che quello è stato sconfitto, tutti, come i politici, diavoli politici, siamo lì vicino. Se c'è da far cascare il governo, tutti contro, uniti nel far cascare il governo. Poi quando quelli che hanno combattuto il governo hanno fatto cascare, vanno a potere, cominciano a litigare tra di loro, tutti divisi. Perché? Perché nessuno si ama, nessuno stima l'altro, nessuno fa gli applausi a quello che fa l'altro. Sono persone del proprio amore che stanno lì per occupare il posto, per fare carriera, per essere il numero uno, per governare e non essere governati. Allora è così nell'inferno, tutti divisi perché non c'è amore. Si soffre perché ogni persona è sola. Questa è la cosa brutta. La solitudine è un altro nome dell'inferno. Il rovescio: Dio è comunione. Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio non è solo,
sono tre persone talmente unite da essere una cosa sola. L'inferno è il luogo per eccellenza della solitudine, Dio è per eccellenza la comunione. E Dio Padre, Figlio e Spirito Santo non hanno mai litigato dall'eternità e non litigheranno mai. Mai una delle persone della Trinità ha fatto le valigie salutando le altre perché non ci posso stare con quelli, non capiscono niente. Non esiste questa cosa. Si vogliono bene, sono uniti, tanto da essere una cosa sola. Il matrimonio della terra si basa sull'unione della Trinità in cielo, che, la quale è la testimonianza continua che essere uniti e sempre uniti è possibile. È il trionfo dell'amore. Quando l'unità matrimoniale si rompe, è il trionfo di quello di sotto, di colui che divide, gli avvalleni, il diavolo. Allora, andiamo avanti. Allora, Dio si accorge che l'uomo soffre perché è solo, continua la sua opera creativa. Vedete, Dio non finisce mai, fa le cose, progetta, interviene. E dice: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Voglio creare qualcosa, qualcuno, attraverso il quale Adamo sperimenti il superamento della solitudine, di poter entrare in comunione. Cosa fa Dio? Plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo li condusse all'uomo. Ecco, vedete, tutta la moda di questi tempi di amare gli animali più delle persone. Dice, perché l'animale è affettuoso, è bravo, non ti tradisce. Allora dice: chi dedica la vita ai gatti, chi dedica la vita ai cani, raccoglie il cane randaggio, il canile adotta quel cane che non nessuno adotta, un bambino che non adotterebbe mai. Ecco, dice, persone che cercano di riempire il vuoto affettivo che hanno mediante gli animali. Che cosa succede? L'uomo impose nomi a tutti i bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli animali selvatici, ma non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Per quanto l'animale sia simpatico, bravo, affettuoso, fa le fusa, abbaia, fa la guardia, ti sta vicino, a volte gli animali, non so, dice il cavallo che è andato al funerale del padrone, si è messo a piangere di fianco alla bara, dice cose che ti toccano il cuore, ma animali sono e animali rimangono. È un livello di vita più basso di quello dell'uomo. Per cui anche se uno si affeziona all'animale, quando l'animale muore è quasi come se morisse un figlio, ma mai si può raggiungere con un animale quel livello di comunione che si raggiunge con una persona. Quindi solo parzialmente gli animali tengono, solo parzialmente gli animali possono far superare la solitudine all'uomo. Qui l'uomo non significa maschio, significa maschio e femmina, o la donna, o il maschio o la femmina. Allora, è vero o no questo? La persona che si fosse ridotta ad amare gli animali e non vuole più conoscere le persone, una persona meschina. Se è vero pure che diceva Tirussa, il famoso poeta romano, che diceva: più conosco gli uomini, più amo gli animali, perché dice gli animali si comportano meglio degli uomini, ma di quelli cattivi, non di quelli buoni. Non è possibile con l'animale riuscire a trovare quello di cui ogni persona ha bisogno per superare la sua solitudine, la sofferenza dell'essere solo. E ripeto, qui la solitudine non significa non avere persone intorno, significa la solitudine del cuore. Solo nel campo dell'amore si può superare questa solitudine. Allora cosa ha fatto Dio? Quindi gli animali, ottima cosa, l'uomo ne prende possesso, l'inglese a Dio, è felice di questi animali, ma non gli permettono di
superare la sua solitudine. Cosa fa Dio? Fa addormentare l'uomo, gli affonda la mano nel petto, gli strappa una costola, ci fa una donna e richiuse le costole, la carne al suo posto, l'uomo si sveglia, guarda la donna, eccetera, eccetera. Guarda che bella espressione questa, cioè, è chiaro che Dio non è film di orrore che mette la mano, qui questa immagine usata fa capire che Dio per fare la donna deve prendere qualcosa dal profondo dell'uomo, deve mettere la mano dentro il corpo, dentro la carne, deve strappare una costola. Per quanto è importante il tu di Adamo. Guardate, su questa cosa qui si gioca davvero il mondo. Sartre, almeno per sentito dire, tutti quanti lo conoscete, filosofo recentemente scomparso, lui ha scritto un libro intitolato L'inferno sono gli altri. È il perfetto contrario di quello che stiamo dicendo noi adesso, di quello cioè che dice la parola di Dio. L'inferno sono gli altri, non è vero per niente. Gli altri sono il paradiso. Gli altri sono quelli che ti permettono di superare il limite. Ecco, quando Adamo si sveglia e vede Eva, fa un grido di gioia. Esclama, questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. Non è più un animale, non è manco una pianta, un fiorellino, è un essere uguale a me. Già subito, semplicemente come te, l'esperimento che con la donna posso superare la solitudine, posso avere una persona con la quale entrare in comunione. Questo è meraviglioso. Qui poi c'è un gioco di parole ebraico che nella lingua italiana non si vede nemmeno. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Uomo in ebraico si dice ish, donna si dice isha, quindi tirato fuori da ish c'è cioè isha, la donna tirata fuori dall'uomo. Allora, la donna è per Adamo il tu, che è un tu sufficiente per il superamento della sua solitudine, perché è un altro a me stesso. In latino si diceva virago, altro uomo, altro me stesso. Allora, capite quanto è grande il fondamento del fatto della sessualità, dell'essere uomo, dell'essere donna. L'uomo attraverso la donna supera se stesso, supera la sua solitudine, non è più solo. Quella sofferenza di non avere più un tu, non c'è più. Per questo l'innamoramento è una cosa fortissima. In ogni uomo e in ogni donna l'innamoramento supera la razionalità. Quante volte i genitori dicono ai figli, no, quello non è il ragazzo per te, è quello un delinquente, quello si droga, quello... Ma se la figlia è innamorata non sente nessuno. Se anche lei col suo cervello capisce che proprio quello che dicono i genitori è vero, c'hanno ragione, se è innamorata va avanti lo stesso e fa il contrario di quello che il suo cervello dice di fare, perché l'innamoramento è superiore alla realtà razionale, è una forza più forte, più profonda nella persona. Sto dicendo cose giuste o sbagliate? È così o non è così? Allora, ecco il superamento della solitudine. L'uomo attraverso la donna supera la sua solitudine, entra in comunione con la persona e la donna con l'uomo, così che, continua sempre Adamo, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno una sola carne. Noi
con la nostra mentalità occidentale interpretiamo l'atto fisico, una sola carne, ma non è nel campo ebreo si diceva così, si diceva la parte più materiale, la parte più debole per esprimere il tutto. Essere un'unica carne significa essere un'unica persona, un'unica cosa, l'unità della coppia. Detta in altro modo ancora, Dio fa un miracolo per cui due persone diventano una cosa sola. La donna sente di appartenere a quell'uomo, l'uomo sente di appartenere a quella donna. Dal momento in cui si forma questa realtà, per la donna non esistono più altri uomini, per l'uomo non esistono più altre donne. Può venire qui Miss Universo con le curve pozzafiato, la più bella del mondo è la moglie, non esiste altra donna. E così per la donna può venire Mister Muscolo, il più bello di tutti è il marito, non esiste altro uomo. Perché c'è questa fusione per cui quello io appartengo a lui, lei appartiene a me. Basta. La parola affetto deriva dal latino afficio, che significa appartenenza. Io ti appartengo, tu mi appartieni. Nell'affetto si scopre questa appartenenza. Io sono fatto per te, tu sei fatto per me. Basta, questa cosa sta in piedi da sola. Non è una cosa razionale, non esiste, per questo il matrimonio civile, tu vai davanti al presidente dello Stato, lo Stato, che è lo Stato? Lo Stato non è niente, non esiste lo Stato, è una cosa, tra le persone si mettono d'accordo, ma in natura non esiste lo Stato. Tu vai a firmare davanti al rappresentante dello Stato, che è una cosa che non esiste perché è inventata dagli uomini, un contratto. Io, secondo le leggi del codice civile, fissiamo una dimora, tu hai questi diritti, questi doveri, io questi diritti, questi doveri, secondo le leggi dello Stato. Che cosa c'entrano queste con le cose della natura? Per cui se lo Stato fa le leggi contro natura, esistono le leggi contro natura, come attualmente esistono, matrimonio contro natura. Ma questo non ha niente a che vedere con l'afficio, con l'appartenenza, con l'affetto. L'essere una cosa sola è un miracolo di Dio. Non viene da una legge civile, viene da Dio stesso. Il matrimonio è fondato su questa cosa, sull'appartenenza che viene da Dio, che ci ha fatti uomini e donne. Allora, questa unione, guardate, non è soltanto nel campo matrimoniale fisico, esiste anche in campo spirituale. Vi ricordate San Francesco e Santa Chiara? Non erano marito e moglie, assolutamente no. Ma Santa Chiara, attraverso San Francesco, ha seguito il Signore e Francesco faceva riferimento a Santa Chiara. Erano uniti spiritualmente. Santa Teresa di Gesù Bambino era unita spiritualmente a due missionari, i quali, missionari, quindi lei non sono di clausura, si vedevano quasi mai. I missionari però scrivevano le lettere a lei, le scriveva a loro. Loro, quando celebravano la messa, alzavano il calice e ricordavano e pregavano per Teresina, che stava a Carmelo, sono di clausura. E lei pregava dal Carmelo per questi missionari. Erano uniti spiritualmente. Pregava per tutti, ma questi missionari erano le persone alle quali lei era unita per portare avanti la sua missione di evangelizzatrice. Lei aveva un amore forte per le missioni, andare missionari in Cina, perché hanno aperto a quei tempi un Carmelo, cioè un monastero di clausura femminile in Cina. Lei non ci poteva andare perché era malata, altrimenti sarebbe andata, perché lei aveva questo desiderio ardente per la missione di portare il Vangelo ai popoli che non avevano mai conosciuto Cristo, alle terre lontane. E tante altre realtà. San Benedetto e Santa Scolastica erano fratelli e sorelle nella carne. Loro erano due volte di più nello spirito.
perché erano uno più santo dell'altra e si incontravano, pregavano insieme, parlavano di Dio. La loro unione era spirituale, erano fatti l'uno per l'altro spiritualmente. Allora, questa è la realtà. Allora, tranne casi eccezionali, per esempio Sant'Antonio, non di Padova, quello del 13 di giugno, ma Sant'Antonio Abate, l'eremita, quello del 7 di gennaio, quello è vissuto dai 18-19 anni fino ai 90 anni nel deserto per conto suo. Circa 70 anni, qualche volta è andato in paese, è andato a predicare, veniva la gente da lui a chiedergli le grazie, faceva i miracoli, le guarigioni fisiche, però fondamentalmente lui era solo, era un eremita. 70 anni di eremitaggio. Uno di noi, non dopo 70 anni, dopo due mesi impazzisce se sta da solo. Quello è stato 70 anni, che aveva una convocazione particolare, e poi non era un solitario, lui non è andato in eremitaggio per stare lontano dalla gente, perché l'inferno sono gli altri, perché più stai lontano dalla gente più campi senza problemi. Lui è andato nel deserto per cercare Dio, per cercare la compagnia che ti viene più compagnia di tutti, per cercare quel tu che ti è più tu di tutti gli altri tu di questo mondo. Quindi una ricerca della compagnia più importante, la più grande che c'è. Non è una scelta di solitudine, è una scelta di compagnia. Ma nella nostra realtà umana, tranne queste eccezioni così, come si fa a vivere da soli? Ecco il tu, l'altro, che permette alla persona di superare il dramma della solitudine e di sperimentare la comunione, e di star bene, di essere interiormente pieno e soddisfatto, di andare avanti così in pienezza. Il primo tu, Dio in cielo, il secondo un tu della terra. Adamo ed Eva non avevano peccati, non c'è stata nessuna caduta, erano innocenti come innocente un bambino. Se un bambino sta nudo o sta vestito, stessa cosa per lui. Se un bambino vede nuda una bambina, un adulto, fuori dei corsi, un bambino, chi ti frega, innocente, non c'è malizia in questo. Tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie non provavano vergogna. Non c'è nessun malizia, nessun peccato. L'innocenza, la mancanza del peccato, provocava in loro un certo stile di vita. Prima, quando Dio parlò ad Adamo, gli disse che lui poteva mangiare tutti gli alberi del giardino, tranne quello della conoscenza del bene e del male, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente morirai. Allora significa che se lui non avesse mangiato mai di quest'albero della conoscenza del bene e del male, cioè se non avesse mai peccato, sarebbe morto Adamo? Pensateci un attimo. Sulla terra, senza peccati e senza peccato, chi è vissuto? Chi c'è stato? Gesù e la Madonna, basta. La Madonna Immacolata Concezione, senza peccati, e Gesù Cristo, perché Dio ha fatto uomo tre volte santo. Gesù non è morto di suo, è morto perché è stato ammazzato. La Madonna nessuno l'ha ammazzata. È morta la Madonna? Non è morta spiritualmente perché non ha fatto peccati. Non è morta neanche fisicamente, perché il suo corpo è stato portato in cielo dagli angeli e la sua carne, in questo passaggio da terra a cielo, è stata trasformata e da carne di questo mondo è diventata carne di quell'altro mondo, carne immortale, carne della vita eterna.
tutto quello che fa parte della sfera del male, le malattie, dal raffreddore fino alle più tremende, sono tutte anticamera della morte. E la morte fisica, che è il dramma più brutto, tutto viene dal peccato originale. Dio non ha creato nessuna malattia, ha fatto Adamo ed Eva sani, e il termine della loro vita terrena sarebbe stato, come per la Madonna, una trasformazione per passare da questo a quell'altro mondo, meravigliosa, profonda, totale, gioiosa. Non il dramma che c'è adesso, che per morire ammazza, venite a soffrire, quanto è difficile uscire da questo corpo per andare là dove il Signore ci chiama. Era così prima. Adesso questa situazione non si può richiedere più, perché c'è la sofferenza, ci sono le malattie, ci sono e c'è la morte. La morte e le malattie sono soltanto del corpo? Ci stanno malattie e morte psicologiche e mentali? E ci sono malattie e morte spirituali? I peccati, i vizi rovinano il nostro spirito, la parte più profonda di noi stessi. La fede di per sua natura non ammette dubbi. Guardate che razza di roba, una fede senza malattie è una fede piena, totale. A un genitore gli dispiacerebbe che il figlio dubitasse del suo amore. Ma mi vorrà bene papà? Mo. Mamma mi vorrà bene? Mo. Se un genitore disse questo ragionamento del figlio, sarebbe una coltellata nel cuore. Ma come fa mio figlio a dubitare di questo? Ho fatto tutto, vivo per lui, faccio tutto per lui. E quello mette in dubbio che gli voglio bene. Che cosa ha capito di me? Noi non dubitiamo dell'amore di Dio, sempre lo facciamo. Il cuore di Dio è straziato dalle sofferenze della nostra fede che dubita. Gesù sulla terra era straziato dalla fede del popolo di Israele, che era una cosa così morta che Gesù Cristo fuori di testa diceva: fino a quando dovrò rimanere in mezzo a voi? Fino a quando dovrò sopportarvi, generazione incredula e perversa? Incredula e perversa. È così la speranza. Se Dio ti ha detto: io ti faccio questo, sarà vero? Non sarà vero? E quando ci mette? Quando si realizza questo? È passato già un anno e non si è visto niente. La speranza. Se uno smette di sperare nella promessa di Dio, blum, crolla tutto a terra. Lo slancio per il futuro non esiste più. Vivi un presente pesante e brutto. La speranza ti slancia verso il futuro, verso quello che Dio ha da rivelarti, che ti ha promesso, ancora non ce l'hai vissuto, non ce l'hai presente, ancora non è tuo possesso. Abramo ti darà un figlio, parti dalla tua terra e va, mettiti in cammino. Quando viene questo figlio? Questo ci penso io, tu cammina, ti ho promesso che te lo darò e te lo darò. È venuto sperare contro ogni speranza. C'è Gesù che si dovesse fare il ragionamento: mia moglie, quando era giovane l'ho sposata perché era bella. Sara era molto bella. Quando andò dal faraone egiziano, Abramo aveva paura che, siccome la moglie era bella, il faraone lo ammazzasse per prendersi la moglie. Poi quando si invecchia non era più bella, non ha fatto i figli quando era giovane, dopo la menopausa con la vecchiaia peggio ancora. Se lui si fosse messo a fare questi ragionamenti, come poteva più sperare di diventare padre? Non doveva sperare più,
Invece, siccome Dio gli aveva promesso, tu sarai padre, allora doveva sperare contro ogni speranza. Le speranze umane cadute, la speranza divina sempre viva. E finché non hai imparato a vivere di speranza divina, scavalcando e cancellando i ragionamenti e le mancate speranze umane, Dio non gli ha concesso questo dono. Quando ha visto Abramo di fede alla sua parola, con la fede incrollabile, con la speranza incrollabile, allora tu sei pronto per il dono. L'anno prossimo ripasso tu ci avrai in braccio tuo figlio. E il cammino che ha fatto Abramo non era un cammino di chilometri, era un cammino di fede, perché la fede ha tappe. E vedremo meglio quando parleremo di lui, di Abramo. Ecco, allora così, Dio ha creato Adamo, ha creato Eva, nell'incontro dei due avviene il superamento della solitudine e avviene la realtà, che è un miracolo, un'opera divina, la coppia. Siccome questo fatto l'ha fatto Dio, per questo è indissolubile, per questo non si può venire meno al matrimonio quando questo è messo in crisi da quel peccato di uno dei due o di tutte e due le parti. Perché se fallisce un matrimonio è come se fallisse l'amore. Non è possibile volersi bene. L'amore non è vero. Quello che pensano i giovani che hanno smesso di credere e non frequentano più la Chiesa. Non esiste l'amore. Non esiste. Per i giovani esistono le storie. Che tu prendi la ragazza, 3 mesi, la storia è finita. La storia significa una cosa che per definizione, per principio, che quando tu la cominci sai già che prima o poi la finisci e quindi ognuno per la sua strada. L'amore non è una storia, l'amore è la vita eterna. Allora quella storia è per sempre, perché è grande. Vince l'amore. L'amore è più forte della morte e non viceversa. Quindi il matrimonio indissolubile, per sempre, fortissimo, profondo, indistruttibile. Bene, allora così, Signore, ti preghiamo, andiamo in piedi, concedici di vivere bene il superamento della solitudine, con la persona che ci hai messo a fianco, perché ce l'ha sulla terra, altri ce l'hanno in cielo, ma questa persona esiste sempre, altri si risposano liberamente e fanno bene anche così, a seconda di quello che uno sceglie. Signore, ti preghiamo che questo superamento della solitudine, materiale e spirituale, possa essere così ben vissuto davvero da essere indissolubile, da essere il trionfo dell'amore su tutte le cose che invece distruggono e dividono l'umanità. Ti preghiamo, Dio onnipotente, che Adamo ed Eva rivivano in ciascuno di noi per essere una cosa sola. Fa che su questa terra si testimoni che l'amore è vero e come è comunione nel cielo attraverso la Trinità, lo è comunione sulla terra attraverso la famiglia e attraverso l'unione spirituale. Ti preghiamo, Dio onnipotente, benedici tutti quanti noi e facci crescere nello Spirito, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti, anche a Liliana.